Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Oggi finalmente siamo tornati col restyling di questa moto. Infatti, come vi avevo promesso, i lavori non erano finiti e vedrete questo episodio, il prossimo ancora e in teoria successivamente il trick più epico della storia. Però non è proprio per quello che andrò a modificare la moto. C'è un telo che nasconde qualcosa e un pacco misterioso che in verità sono delle grafiche fornite da Benzo Design. Così oggi andremo a dare un nuovo look all'Usaberg. Volete scoprire come diventerà? Allora non perdetevi questo video. Buongiorno, buonasera a tutti voi ragazzi, io sono NCH Sumo. Sono nel solito garage, fa un sacco freddo, non so se si vede. Fa veramente freddissimo, ma siamo qua contro la temperatura invernale per modificare la moto. Come vi ho anticipato, abbiamo un bel pacco segreto di modifiche che andremo a fare all'Usaberg, particolari, veramente particolari. Voi magari vi state aspettando delle grafiche nuove, ma ci siamo e non ci siamo in verità, perché le grafiche nuove arriveranno tra un po'. Vi anticipo solamente che una di queste è sul silenziatore, cioè sul silenziatore che ha una grafica. E invece cosa c'è qua sotto questo telo? Semplicemente lo scopriremo più tardi. Anche se chi mi segue su Instagram credo sappia già di cosa stiamo parlando. Iniziamo con l'aprire questo pacco e fornirci degli utensili del mestiere, cioè il solito phon Roventa per chi ha una moto da leggenda e una piccola lametta per andare a aprire il pacco. Questo phon, ragazzi, cade sempre in qualche modo. E successivamente questa lametta servirà per fare delle modifiche alle grafiche, perché il ragazzo di Benzo Design mi ha regalato un foglio cromato per divertirmi un po' ad usarlo sulla moto. Con questa andiamo a fare delle modifiche dopo, vedrete nel video. Mentre apro questo pacco volevo annunciarvi che la moto è leggermente carburata, molto più dell'ultima volta. Magari a fine serata ve l'accendo, vi faccio sentire come suona finalmente. E ciò vuol dire che posso usarla. Ma come posso usarla? Siccome attualmente non può andare in strada, ci andrò al solito stunt spot, quello che ho in comune con la BRC. Ci divertiremo un po' e farò quel trick leggendario. Ragazzi, voi non avete idea di che cosa ho in mente, cioè solo per vedere questo trick ho bisogno di almeno 1500 mi piace sotto questo video, perché è una cosa fuori dal comune. Cioè non potete immaginare, veramente non potete immaginare. Provate magari a indovinare nei commenti e se indovinate io risponderò al commento giusto dicendo sì, è questo il trick. Però scommetto che non ci arriverete mai. Allora, cosa abbiamo qua dentro? Abbiamo questo adesivo cromato blu che metteremo sul silenziatore, come avevo detto. Però ne abbiamo due, quindi uno lo utilizzerò per il silenziatore. L'altro, siccome non era programmata come cosa ma mi è venuta in mente di farla, e allora perché no, li ritaglierò e li metterò sui paradiatori. Devo dire, materiale veramente buonissimo, buonissimo, crystal di alta qualità stiamo parlando. E soprattutto volevo dirvi che il ragazzo di Benzo Design li vende a poco, cioè non come voi potete pensare grafiche a prezzi stellari, ma veramente a poco. In più, grazie a questo codice sconto NCH Sumo, avrete in regalo una grafica della tabella piatta, o comunque contattatelo e fatevi dire cosa potete avere in regalo se comprate un kit di grafiche da lui. In più mi sono fatto fare degli adesivi per le forcelle. Come me li sono fatti fare? Abbiamo qua degli adesivi bianchi per le forcelle con i simboli della Volcom e sopra scritta NCH. La scritta NCH andrà qua sopra e questi giustamente qua sotto. Mi raccomando, non skippate mentre faccio questi lavori perché ho alcune cose importanti da dirvi, tra cui il video di settimana prossima che andremo a fare altre modifiche a meno di 10 euro l'una. E qui ci ricolleghiamo a cosa c'è sotto il nostro telo, alla modifica stranissima che ho fatto. Adesso scopro e vi spiego che cos'è. Ullalalala! Ho ideato, ragazzi, adesso vi faccio uno zoom per farvi capire bene, una staffa per montare i peg della moto senza andare a forare il telaietto lateralmente. È montata sotto la sella con delle viti e poi l'ho piegata scaldandola col cannello
facendola diventare in fiamme praticamente e modellandola come una spada nel Medioevo a colpi di martello, siccome questo è ferro veramente rigido. Infatti se faccio così muovo tutta la moto e sti cosi non si piegano. Ma adesso partiamo a montare le grafiche dal silenziatore, che sono curioso di vedere come verrà. Lo smonto e lo droppo qua adesso. Ok, eccolo qua. Già che ci sono, gli do una leggera pulita, perché giustamente bisogna pulirlo prima di mettergli le grafiche. E vediamo assieme come montargliele. Perfetto, abbiamo i nostri tre fogli, uno di una misura differente dall'altro, però ognuno per un pezzo differente. Iniziamo a scaldare questo. Ma che... Iniziamo a scaldare questo, perché qua succede qualcosa di strano con sti phon, non lo so. Noi l'applichiamo sopra e dopo ritagliamo con la lametta il contorno delle viti e applichiamo il tutto successivamente. La grafica è resistente, pure la lametta non gli fa nulla, bisogna andare giù di prepotenza. Big up, bravo, bravo. E adesso gli faccio il giro e ci vediamo tra poco perché la batteria scarica. Ragazzi, scusate se ero un po' di fretta, avevo la batteria scarica, intanto l'ho ricaricata e ho finito il lavoro sul silenziatore. Cioè, ditemi qua che figata è venuto fuori. Sembra quello dell'FMF cromato, però meglio ancora perché quello lo paghi tipo 350 euro. Questo per esempio è uno come quello che avete voi sopra, originale o non. E vi basta comprare a poco questa grafica o altre grafiche. Pensate, potete farci pure sopra dei nomi, delle scritte. Potevo metterci benissimo i simboli della Volcom, ma l'ho voluto fare così perché boh, a me piace molto 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 in questo modo. Questo è uno spunto per una grafica che potete avere anche voi. Quindi adesso passiamo a montare questi sulle forcelle. Qui la grafica è molto più semplice da applicare perché le misure sono perfette, come vi dicevo. Si poteva fare benissimo anche cromato, solo che ho preferito in questo modo perché la moto non ha un granché di cromato e per rimanere nello stile usiamo questo. Lo riscaldiamo come al solito e lo andiamo a applicare nel modo che preferiamo. Ok, la prima parte su viene fuori in questa maniera. Attacchiamo quest'altra qua sotto. Così vi faccio vedere direttamente alla fine le forcelle come verranno con questo stile. Però vi ricordo, rimanete collegati perché ci sono ancora i pararadiatori da ultimare. Ed ecco qui la prima parte di forcelle fatte. Spero vi piacciono perché sono molto particolari, molto fighe. Secondo me dovete vedere la moto nel completo con anche l'altra forcella fatta. Adesso faccio altra forcella e ci vediamo adesso. Eccola pronta. Col nuovo stile sulle forcelle. È abbastanza tamarro, però mi piace, dai. Come vi dicevo, per ultima cosa volevo fare le grafiche dei pararadiatori perché sono veramente bruttissimi. Vi mostro il lavoro finito direttamente di questo pararadiatore e poi vado a montare anche l'altro e vediamo la moto nel complesso com'è. Copri il radiatore pronto. A vederlo così, cavolo, mi sta venendo voglia di fare tutta la moto bella cromata. E fatemi sapere questo come vi sembra. Adesso faccio anche l'altro e ci vediamo al lavoro finito. Eccoci qua ragazzi, la moto è terminata, spero vi piaccia. Con queste modifiche grazie a Benzo Graphic Design. Vi ricordo di scrivergli per tutte le grafiche che volete fare, veramente di ogni genere. Adesso vi sto appunto mandando dei video per come è finita la moto. Spero vi piaccia. Ma come dicevo, non è affatto finita. Quello lo vedrete nel prossimo episodio con gli accessori che vi ho detto, tutti a meno di 10 euro l'uno. E niente, la moto adesso è in questo stato. Vi avevo anche promesso che l'avrei accesa, ma non lo faccio in questo video, lo farò appunto nel prossimo, così vi tengo un po' sulle spine. E mi sta anche piacendo la cosa di interagire con voi chiedendovi semplicemente di mettere un bel like a questo video. Arriviamo appunto a 1500 like e farò quello stunt esagerato, una cosa che voi non potete veramente capire, è una cosa fuori dal normale. Vi ricordo di commentare provando a indovinarlo e se qualcuno ci azzecca, come vi avevo promesso, risponderò a quel commento tra tutti i vostri, ve lo posso assicurare. Quindi lasciate un bel like al video, se volete i contatti di Benzo Graphic Design basta che lo scrivete su Instagram o passate nella descrizione. Vi ricordo anche che il mio brand NCH Army è sempre disponibile con prezzi super vantaggiosi, fateci un salto nel caso sul sito così potete vedere tutti i prodotti che vendo, da maglie, felpe, mascherine, cover, un po' di prodotti bike life by NCH Sumo.
Per questo video è tutto, noi ci vediamo settimana prossima, sempre allo stesso orario, o vi ricordo di seguirmi sulla mia pagina Instagram che pubblico storie praticamente ogni giorno. Dunque piazzate sto bel like e noi ci vediamo settimana prossima. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost.